Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio un micro book haul degli ultimi mesi, non so neanche di quanto, perché come vi dicevo, in realtà avevo in progetto di smetterla di comprare libri in vista del Salone del Libro di Torino. Il Salone del Libro purtroppo è stato rimandato, però io ho continuato nel mio proposito, complice anche l'isolamento. Quindi l'unico libro di questi tre, fondamentalmente, che vi faccio vedere, che ho acquistato da me, è Bull Mountain di Brian Panovich, edito NN Editore, comprato ancora prima del periodo di quarantena per sostenere la NN Editore in seguito al furto di cui sono stati vittime ancora a, non mi ricordo se era fine febbraio o i primissimi giorni di marzo. Bull Mountain è il primo romanzo ambientato in questa, è una sorta di saga familiare, fondamentalmente. Cosa è successo? Perché ho scelto questo titolo? Perché sono andata in libreria e avevo intenzione di comprare un qualsiasi titolo NN Editore che mancasse ai miei scaffali. Ho preso in mano, fondamentalmente, il secondo volume di questa storia, che adesso non ricordo neanche più come si chiami. E mi sono spoilerata quello che succede qui dentro. Per fortuna ho la memoria corta e già non me lo ricordo più, però ho deciso quindi di prendere questo. Ho detto, vabbè, ormai so cosa succede, leggiamolo e vediamo com'è. Quindi, Bull Mountain. Gli altri due libri che vi mostro sono in realtà due regali di compleanno e sono Binti di Nnedi Okorafor. Ok? Facciamo finta di averlo letto, che è un regalo di compleanno da parte della mia migliore amica. Lei sapeva che io volevo questo libro da un po', anche se io non sono una grande fan della fantascienza, devo dire, però Binti mi intrigava dal momento della sua uscita, quindi vediamo, vediamo. E un libro, che mi è arrivato da parte di Roberta, che fondamentalmente spero mi aiuterà in questo nuovo hobby che ho intrapreso, ovvero quello della cura delle piante. Il libro è molto carino, si chiama Come non uccidere le tue piante di Veronica Peerless, edito dalla Burr. E è veramente ben fatto, utile per i principianti, perché adesso vi faccio vedere una pagina a caso. Vi fa una panoramica sulla pianta del vostro interesse. Vi dice come la dovete tenere, ovvero la posizione, la luce, l'acqua, il concime, cure generiche. E poi ci sono degli inserti, delle nuvolette con le varie problematiche che la pianta potrebbe attraversare. Quindi, ad esempio, in questo caso delle lacrime della regina, una pianta che non conosco, vi dice i fiori sgocciolano. Il problema è questo, la punta delle foglie ingiallita? Avete fatto questo sbagliato. È, secondo me, molto molto ben fatta per chi non ha praticità e non ha dimestichezza con le piante, perché vi dà proprio una panoramica generica per curarle, perlomeno a grandi linee. Poi si può sempre migliorare, però insomma l'idea è interessante. Ci sono poi delle pagine dedicate tipo alle piante consigliate per gli ambienti, che ne so, con poca luce, per il bagno, molto umidi, per la camera da letto, per il soggiorno. Insomma, secondo me è un opuscoletto molto molto interessante se siete dei neofiti dell'argomento. E basta, questo è quanto. Questo, per questo brevissimo video sono stata brava, non ho comprato niente praticamente in questi mesi, però una volta che potremo uscire non so che danni farò. Spero che questo video vi abbia intrattenuti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!